caro amico, ci soffiamo vento caldo sulla pianura. Ho creduto fosse un tuo regalo per questo inverno che mi tortura. Come teste incuriosite da una lampadina accesa, tesi dalla vita, viviamo in attesa. Caro amico che porti addosso la cantilena della pianura, spera sempre di non svegliare. Nicolacione per Libre TV, oggi 26 luglio 2019, siamo in Via L'Amelia a Roma in compagnia di Stefania Mulè, attrice e regista, davanti al 23, un numero civico particolare. Stefania Mulè è un'animatrice e fondatrice dell'associazione Immaginarte. Perché sei qui oggi? Io sono qui perché già da alcuni anni, dal 2015, collaboro dal punto di vista artistico con l'associazione Antimafia Eritatria, che da tanti anni ovviamente si occupa di tenere viva la memoria di questa giovane donna, dire speciale e poco. Eritatria abitava qui, appunto a questo civico, era una testimone di giustizia, potremmo dire, che poi in qualche modo ha pagato le sue scelte. Ecco, descriviamo rapidamente, sinteticamente, la sua vicenda umana, che è anche un esempio civico. Assolutamente sì, lei chiese, in realtà aveva fatto richiesta di trasferirsi e abitare insomma da sola, ma la cosa che chiaramente risulta ad oggi un po' particolare come situazione è che le verrà concessa questo trasferimento proprio quando, subito dopo la strage di Via D'Amelio, quindi la perdita dello zio Paolo Borsellino, che per lei era diventata una figura paterna. E chiaramente questa situazione non sarà delle più felici, perché lei, che si sentirà molto abbattuta chiaramente, lei comprende già da prima che se un giorno avesse perso Borsellino, per lei non ci sarebbe stata una via d'uscita. E lei, ci tengo a dire, e prima di tutto a nome dell'associazione Antimafia Eritatria, per quanto io sia Immaginarte, ma condivido profondamente le loro idee, le loro battaglie. Lei è la settima vittima di Via D'Amelio e andrebbe riconosciuto e andrebbe veramente fatto un lavoro di memoria, proseguito non solo vissuto da tempo, non solo dall'associazione Antimafia Eritatria, ma tutti dovrebbero unirsi a chi veramente questa storia l'ha seguita da più o meno da sempre. E lei questa è stata la sua ultima abitazione degli ultimi giorni, appunto, e purtroppo il suo viaggio finirà qua, davanti a questo portone. Diciamo anche come è morta? Dal settimo piano della sua abitazione. Diciamo che si potrebbe parlare di suicidio, però c'è un certo dubbio ancora oggi, quantomeno è certo che se davvero è stato un suicidio è stato assolutamente procurato. Grazie Stefania Mulè, ricordiamo Immaginarte, ovviamente ti occupi di arte, di teatro? Sì, di arte e di teatro, cerco di sposare più linguaggi e di unirli per tentare di portare avanti i messaggi e di portarli avanti avvicinandomi il più possibile alla verità delle storie che mi sento di dire ho avuto l'onore e ho ricevuto il dono di averle scoperte, aver letto in questo caso i diari di Rita, e noi oggi la ricorderemo con le sue parole, col suo amore per la vita e con la testimonianza di tante bellissime persone, tra l'altro. Grazie Stefania Mulè. Contro la vita, con la forza di chi ha sete ed è giusto che abbia l'acqua, tutta l'acqua che chiede.